Queste sono stelle che hanno masse circa a maggiore di 8 volte la massa del Sole. Il nostro Sole non riuscirà a dare luogo a questo ciclo, ma il nostro Sole si esaurirà con la fine della fusione dell'idrogeno. Beh, in queste stelle come facciamo? Poi invece, vi ho detto, ci mancano ancora da definire come si possono formare gli elementi dispari. Beh, considerate che una volta che noi abbiamo formato... Una volta che noi abbiamo formato il carbonio, possiamo dare luogo anche a processi di fusione del carbonio. Per esempio, carbonio 12 più carbonio 12 dà luogo a sodio 24, 11 più un protone. E così, però vi faccio notare che le temperature che si devono raggiungere sono 36 volte superiori a quelle della fusione dell'idrogeno. Per quello servono stelle molto massive, perché la pressione gravitazionale deve essere tale che nella compressione gravitazionale si devono raggiungere energie tali da superare barriere coulombiane che sono decine di volte superiori a quella che si deve verificare semplicemente per fondere l'idrogeno. E poi ci sono anche altri casi. Una volta che noi abbiamo l'ossigeno, abbiamo ossigeno e ossigeno fondersi per dare luogo a fosforo 31, 15, anche 15 più protone. Protone. Quindi vedete che in questo caso noi riusciamo a formare anche elementi che abbiano numero di massa e numero atomico dispari. Allora, finora il processo che abbiamo analizzato è quello di fusione che si ferma gioco forza all'elemento che ha l'energia di legame maggiore di altri. Come si formano gli elementi? Quindi adesso analizziamo formazione elementi più pesanti del ferro. Ovviamente il meccanismo per produrre elementi più pesanti del ferro deve essere diverso, non può avvenire tramite fusione. Beh, il processo che invece avviene è dato dalla cattura neutronica seguito da decadimento beta. Vedremo che esistono due tipi di processi di cattura neutronica. Uno è il processo slow, vuol dire che il processo di cattura neutronica slow, è lento rispetto al decadimento beta, oppure fast, sempre rispetto al decadimento beta. Beh, come si vede? Allora, chi studia questo tipo di processi, per esempio il processo slow, deve trovare, individuare all'interno delle stelle processi che diano luogo a produzione di neutroni. Considerate che c'è una campo della fisica si chiama proprio astrofisica nucleare. Gli astrofisici nucleari studiano anche in laboratorio processi in cui ci sia una sorgente di neutroni e come si possono formare gli elementi per cattura neutronica. Beh, gli unici studi che si possono fare in laboratorio sono quelli del decadimento slow. Fast vuol dire che il tipo di flussi di neutroni sono tali che non si possono produrre in qualunque modo in laboratorio. L'unico modo, come vedremo tra un po', è nell'esplosione di supernova. Ma per esempio, uno dei processi di cattura neutronica è che il carbonio
di produzione di neutroni, il carbonio 13, per esempio, fondendosi con l'elio 4, dà luogo a ossigeno 16 più un neutrone. Questo neutrone si può liberare per dare luogo a processi di cattura seguiti da successivi incandimento verde. Adesso ve ne faccio vedere uno. Partiamo da qua. Abbiamo il nostro ferro 56 che ha 26 protoni. Può catturare un neutrone, diventa ferro 57, che può catturare un altro neutrone, diventa ferro 58, che può catturare un altro neutrone, che diverrà ferro 59. Qui il processo si ferma. Perché? Perché l'atomo, il nucleo di ferro 59 è talmente ricco di neutroni che decade beta. E decadendo beta dà luogo al cobalto 59 27 che può catturare un neutrone e dà luogo a cobalto 60. Qui il processo si ferma perché? Perché prima di catturare un altro neutrone il mio nucleo decade beta e dà luogo al nichel 60 28 che può catturare un neutrone e diventa nichel 61 che può catturare un neutrone e diventa nichel 62 che può catturare un neutrone e diventa nichel 63 che però decade beta e diventa, vabbè, avete capito. Il problema di questo processo, perché si chiama slow? Beh, perché è dominato, se volete, dal decadimento beta e non posso aggiungere un numero di neutroni indefinito. Perché? Perché a un certo punto ci sono delle barriere che non posso superare perché il decadimento beta diventa dominante. Considerate che all'interno di una stella questo processo può durare degli anni. Nella nostra tabella della valle di stabilità che abbiamo visto, in cui abbiamo presentato il qui Z e qui N, e abbiamo detto se questa è la P settrice, il numero di nuclei stabili fa così. Beh, il processo di cattura neutronica slow, beh, se volete, avviene all'interno di questa regione, nel minimo della valle di stabilità. Io non posso allontanarmi troppo da questa valle di stabilità perché il decadimento beta prevale ed è un decadimento beta meno perché io continuo ad aggiungere neutroni. Questo quindi non può darmi ragione di tutti gli elementi. Ci sono, allora, adesso, senza andare troppo nel dettaglio, ci sono degli elementi che io non potrei formare in questo modo, inaccessibili. Proprio perché mi sono troppo vicino alla valle di stabilità. L'unico modo che io ho per creare delle sorgenti di neutroni esorbitanti, mai ottenibili in laboratorio, è quando una stella pesante, massiva, finisce il suo ciclo di vita e avendo bruciato tutto quello che c'era da bruciare, quindi in un certo punto subisce un collasso gravitazionale. Nel collasso gravitazionale di queste stelle pesanti, massive, cosa succede? Succede che a un certo punto i protoni e gli elettroni, quindi abbiamo una stella che ha finito tutti i cicli di vita, quindi con tutte queste, questa stella ormai all'interno è stratificata, ho detto che sono queste stelle massive che hanno questo. Avendo bruciato tutto quello che c'era da bruciare, il massimo, quindi sono stelle che hanno un nucleo di ferro, ma poi alla fine, quando la spinta espansionistica dovuta alla fusione, quindi al calore necessario generato nella fusione, non riesce più a bilanciare l'attrazione gravitazionale,
qui abbiamo tutti i nuclei, tutti i nuclei pesanti fino all'ultimo strato che in cui abbiamo qui i protoni. La stella collassa, non riesce più a bilanciare la spinta gravitazionale e cosa succede? Succede che a causa dell'inculo dovuto quindi al collasso, beh, esplode e c'è questa cosa, questo esplosione straordinaria di supernova in cui poi tutti gli elementi vengono ridistribuiti nello spazio. Durante l'esplosione di supernova si ha anche questo fenomeno di neutronizzazione. Beh, vuol dire che i protoni e gli elettroni si fondono insieme, dando luogo a neutroni più neutrini. Una delle grandi sorgenti di neutrini che noi ci aspettiamo per un po' di rivedere arriva dall'esplosione di supernova. L'ultima supernova che esplosa nelle nostre vicinanze era il 1987. Perché è proprio esplosa nel 1987, è il fenomeno più cataclismico che si può verificare all'universo con un'emissione di neutrini straordinaria. E se noi volessimo studiare neutrini, noi stiamo aspettando tra le varie sorgenti quelle di neutrini. Allora, in questo caso si formano grandi sorgenti di neutroni e noi possiamo anche allontanarci dalla linea di massima stabilità in questa curva e in questo modo. Abbiamo dei grandi assorbimenti di neutroni, poi ovviamente l'atomo decade per vari decadimenti beta e si riavvicinerà alla linea stabilità, ma dando luogo ad elementi diversi. Queste sono le sorgenti queste possono quindi spiegare tutti i nuclei che noi vediamo fino a quelli stabili, l'uranio, sono qui presenti nell'universo. E praticamente, come vi dicevo, è solo tramite questi processi di assorbimento neutronico, slow o fast, che si possono spiegare gli elementi con un numero di massa maggiore di quello che c'è. Adesso la nostra comprensione è tale che, per esempio, sappiamo che alcuni elementi non si formano nemmeno nell'esplosione delle stelle di supernova, ma adesso con questa astronomia multi-messenger, siamo anche in grado di capire che alcuni degli elementi non si formano tanto quanto nell'esplosione supernova, ma nel merging delle stelle di elettroni. L'astronomia multi-messenger è quella che lega insieme, se volete, informazioni di cose diverse, tipo quelle adesso delle onde gravitazionali, insieme alla radiazione elettromagnetica emessa a varie lunghezze d'onda nella fusione di stelle di neutroni. Questo è. Volevo farvi, adesso questo è completa la parte di nucleosintesi stellare, volevo farvi un paio di considerazioni su quello che dicevo all'inizio. Proprio la prima cosa, separazione tra forza gravitazionale e forza elettromagnetica. Beh, vi ho detto che non esiste ancora una teoria della gravità quantistica, noi possiamo capire dove ci aspettiamo che intervenga la gravità quantistica, quali sono le lunghezze d'onda e energie caratteristiche. Allora, perché noi abbiamo bisogno della gravità quantistica? Supponete che in un'oscillazione quantica del vuoto si formi una situazione in cui l'energia tale di questa fluttuazione sia concentrata in uno spazio talmente limitato che, a causa di questa esplosione del vuoto, quindi soddisfa il principio di indeterminazione di Heisenberg, però contestualmente si crea una funzione energetica che crea un buco nero. Quella è una situazione che noi non riusciamo a descrivere in qualunque modo. Sono qualcosa che va a minare la nostra considerazione di spazio e di tempo stessi, per cui in quelle situazioni così limitate non sappiamo nemmeno se il tempo o lo spazio siano continui oppure vadano quantizzati come noi facciamo per l'energia, per la quantità di moto e per tutte le altre grandezze. Questi sono i limiti che noi andiamo a testare quando abbiamo bisogno di una teoria della gravità quantistica. Vanno a minare proprio la nostra concezione di spazio e tempo. Quindi non sappiamo se lo spazio e il tempo a quel livello lì siano continui o sono granulari. Ma allora, quando è che
Per esempio, noi ci aspettiamo che questo tipo di situazione venga a intervenire. Beh, vi faccio un esempio, di un conto che possiamo fare. Ad esempio, quando la forza elettromagnetica e la forza gravitazionale tra due elettroni sono confrontabili, quando, inteso a che distanza, eh? Beh, allora partiamo. Forza elettromagnetica è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon 0 Q1 Q2 su R al quadrato, che è uguale a K, vabbè, possiamo chiamarlo K, per Q1 Q2 su R quadro. Questa è la forza elettromagnetica, non so, non capisco, dica tra due cariche. Quanto vale la forza gravitazionale tra due masse? Questa vale G per M1, M2 su R al quadrato. Allora, assumendo Q1 uguale a Q2 uguale a E e M1 uguale a M2 uguale a M, e ci concentreremo sull'elettrone, queste due espressioni diventano: la forza elettromagnetica è uguale a K E al quadrato su R quadro, e la forza gravitazionale è uguale a G per M quadro su R al quadrato. Allora, ragioniamo un po' su questa forza gravitazionale. La forza Per ragionare sulla forza gravitazionale, introduciamo la lunghezza d'onda di Compton. Stiamo parlando di particelle che sono, stiamo parlando di distanze elementari, quindi ovviamente dobbiamo considerare che l'elettrone va trattato come un'onda. Quindi sappiamo che la quantità di moto è uguale ad h su lambda, e se consideriamo le distanze caratteristiche della lunghezza d'onda, quelle del raggio R, della distanza R che stiamo considerando al posto di lambda, mettiamo R. Allora, l'energia dell'elettrone è uguale al prodotto della quantità di moto per la velocità della luce, che nell'approssimazione che sto facendo è uguale quindi ad hc diviso R. L'energia è anche uguale a m per c al quadrato, per cui m è uguale anche ad e su c al quadrato. E se al posto dell'energia ci metto questa energia in funzione della lunghezza d'onda Compton, quindi quello che ho appena ricavato, questo è uguale ad hc diviso r per c al quadrato, che è uguale ad H su RC. Quello che sto cercando è di rendere tutto in funzione di costanti il più fondamentali possibili. Poi vedremo il ragionamento che ha fatto Planck per introdurre queste unità di misura che siano indipendenti, dipendono solo dalle costanti fondamentali della natura. Ma insomma, vi faccio capire, è solo per farvi capire più o meno da dove arriva anche questa unità di misura di Planck. Adesso a questo punto posso esprimere la forza gravitazionale Fg come, abbiamo visto che abbiamo appena espresso G come m quadro su R quadro, posso anche esprimerla come G su R quadro per quello che ho appena ricavato, H quadro diviso R quadro C quadro, quindi è uguale a G H
quadro diviso R alla quarta G al quadrato. Allora, a questo punto ritorno al mio obiettivo. Quando è che queste due forze sono uguali? Quando K E al quadrato su R quadro è uguale a G per H al quadrato diviso R alla quarta G al quadrato. Per cui, ci stiamo avvicinando, R quadro è uguale a G H quadro diviso K per E quadro C al quadrato. Ho espresso questa quantità, vuol dire questo raggio R è quello a cui la forza gravitazionale e quella elettromagnetica si equivalgono, ma l'ho espresso in funzioni di pure costanti fondamentali. Adesso si tratta solo di fare il conto. Allora, ci metto ovviamente un conto di ordine di grandezza, la costante universale, quindi R quadro uguale, vabbè, prendiamo qualcosa. 10 alla meno 11 per H quadro, che è 10 per 10 alla meno 68, 10 alla meno 34 al quadrato. Ovviamente è un conto di ordine di grandezza, anche se il conto fosse sbagliato di due ordini di grandezza, non scandalizzatevi. Stiamo parlando vedrete di che ordine di grandezza stiamo parlando. Quindi, per, vabbè, la costante 4,1 su 4 pi greco epsilon 0, chiamiamo 10 alla 10, la carica dell'elettrone al quadrato è 10 alla meno 38, la velocità della luce al quadrato è 10 alla 16. Stiamo utilizzando tutte le unità, in questo caso, del sistema internazionale. Questo è uguale a 10 alla meno 79 diviso 10 alla meno 12. E quindi questo è uguale a 10 alla meno 67. E quindi R è uguale a 10 alla meno 33 metri. Questa è la distanza alla quale la forza elettromagnetica e gravitazionale sono uguali. A che energie corrispondono? Beh, sappiamo che E è uguale a I per C, è uguale ad HC diviso R, che quindi questo è uguale a 10 alla meno 34 per 10 alla 8 diviso 10 alla meno 33. Questi sono 10 alla 7 joule. E se volessimo trasformarlo in electron volt, quindi questo è uguale a 10 alla 7 per 10 alla 19 elettron volt uguale a 10 alla 26 elettron volt, che sono 10 alla 17 giga elettron volt. Considerate che LHC è uguale a 10 alla 4 giga elettron volt. Allora, adesso questa è l'energia a cui la forza elettromagnetica e quella gravitazionale sono identiche. Questa è l'energia a cui noi pensiamo che siano successe delle cose interessanti nell'ambito dell'universo. E questa è l'energia in cui tutte le forze erano un'unica forza. E vi ho fatto vedere che quei numeri che vi ho dato prima, un po' così, nati a capocchia, qui hanno un significato ben preciso. Tutte le forze a queste energie sono unificate. In realtà, come ho detto, potrebbe essere sbagliato in un paio di ordini di grandezza, perché l'energia di riferimento per l'energia di Planck, che è l'energia di riferimento, è 10 alla 15 giga elettron volt. Insomma, capite che insomma, tra di noi, insomma, era solo per dare un'idea di come si possa pensare, come si possono giustificare quelle energie. Anche qui con un conto semiclassico, semifenomenologico, insomma, prendetelo con le molle, si può arrivare al fatto che se due elettroni si avvicinano a questa distanza, 10 al meno 33 elettroni, 10 al meno 33 metri, è qualcosa che ovviamente non è pensabile,
nemmeno come nostra intuizione di fisica, allora in quel caso lì, per descrivere il comportamento di un elettrone non sarebbe più sufficiente solamente la trattazione elettromagnetica, ma dovremmo tenere in considerazione anche la gravità. Chi ha avuto questa intuizione straordinaria, per me è stato veramente Planck, adesso dico una cosa, Planck è stato il vero successore di Copernico. Copernico ha tolto l'uomo dal centro dell'universo. Adesso vi farò vedere come Planck è andato oltre. Planck ha cercato delle unità di misura che fossero indipendenti dall'uomo e quindi fossero delle unità di misura solamente basate sulle costanti fondamentali della natura. Il suo è un conto, puramente un conto da fisico teorico, adesso vi faccio brevemente come si possa arrivare a questo risultato in un modo totalmente diverso, solamente facendo un'analisi dimensionale. Allora, il punto di partenza è quali sono le costanti della natura? Sono la costante gravitazionale, il quanto di Heisenberg e la velocità della luce. Planck si è chiesto come posso creare delle unità di misura di massa, lunghezza e tempo che dipendano solo dalle costanti della natura, quindi non abbiano come riferimento il metro che è più o meno l'altezza di un uomo, sono le dimensioni umane o il chilogrammo, meno, e nemmeno quelli della fisica nucleare, che sono quelle che abbiamo visto del mega elettronvolto o del giga elettronvolto, quindi delle unità di misura puramente basate sulle costanti della natura. E significa chiedersi a che energie ragiona la natura, a che energie funziona l'universo, funziona intrinsecamente l'universo. Allora, il punto di partenza è semplicemente questo. Io voglio un'unità di massa, massa è uguale a G elevato a qualche potenza P, H tagliato elevato a qualche potenza Q, per C elevato a qualche potenza R. Allora, siccome praticamente io adesso la massa è al primo ordine di grandezza, è uguale, adesso qui non vi faccio il conto, ma potete rifarlo, se vado a prendere la costante di gravitazione universale, questa è uguale alla lunghezza, dipende dalla terza potenza della lunghezza, quindi ci metto 3P, dipende da seconda potenza al quadrato del tempo per la massa al primo ordine, quindi questo. Per quanto riguarda H tagliato, ho L alla 2Q, M alla Q diviso T alla Q e vabbè, la lunghezza è la velocità della luce è semplicemente una lunghezza diviso un tempo, quindi L alla R diviso T alla R. Allora, io praticamente cosa faccio? Ottengo un sistema lineare. Voglio che 3P più 2Q meno R sia uguale a 0. La lunghezza, alla fine voglio ottenere una massa, quindi la lunghezza è elevato a 0. Poi, allo stesso modo per quanto riguarda il tempo, ho quindi che meno 3P più Q meno R è uguale a 0, e invece per quanto riguarda la massa ho che meno P più Q sia uguale a 1. Quindi questo è un sistema algebrico e se lo risolvo ottengo che P è uguale a meno un mezzo. Q è uguale a più un mezzo e R è uguale a più un mezzo. Per cui, se le metto insieme, praticamente ottengo che la massa di Planck, M, è uguale alla radice di H tagliato C diviso Q. Se metto all'interno tutte le grandezze opportune con i numeri ottengo che questo è uguale a 2,2 per 10 alla meno 8 kg e trasformandola in energia ho
2,2 per 10 alla meno 8 per la velocità della luce al quadrato, quindi ho 3 per 10 alla 8 al quadrato, e poi posso ancora trasformarlo in elettronvolt, ottengo quindi 3 per 10 alla 28 elettronvolt uguale a 3 per 10 alla 19 giga elettronvolt. Questa è l'energia di Planck. Allora, una delle domande, quindi è, se volete, l'energia che una ma o la massa di Planck, la massa che è quella naturale combinando tutte le particelle della natura. E allora ci sono della gente che si fa le domande, perché la natura, se ragiona a queste energie, poi ha creato un mondo in cui le energie sono totalmente diverse, cioè perché il protone ha una massa di un certo? Questo è un problema che a cui non sappiamo rispondere. Questo è il problema della gerarchia delle masse. La natura sembra che ragioni a ordini di grandezza molto diversi da quelli in cui noi ci troviamo a vivere. E questo è uno dei problemi che noi vogliamo risolvere. È possibile che ci siano particelle supersimmetriche molto vicine a noi, come masse, che sono quelle che cerchiamo per spiegare un sacco di cose, ma è possibile che dall'energia a cui noi ci troviamo fino a queste energie non ci sia più nulla. Quindi questo è uno dei misteri della fisica che noi ci dovremmo affrontare. Mi piace concludere il corso con una frase. Questo è Amleto che parla al suo amico Orazio. Ed effettivamente, considerate che chi studia fisica, che studia il principio dell'universo, sa che ci sono le cose che si sanno, le cose che si sanno di non sapere e le cose che non si sanno di non sapere. E quelle sono quelle che ci mettono più in crisi. Interrompo la registrazione.